È stata presentata questa mattina presso il comune di Eboli la campagna di sensibilizzazione, tutela e benessere degli animali. A partecipare il sindaco Massimo Cariello, l'assessore all'ambiente Emilio Masala ed il capogruppo di maggioranza Giuseppe Piegari. Faremo dei workshop nelle scuole, in tutti i plessi della città, che ne sono cinque, e vogliamo rivolgere soprattutto ai bambini, perché sono quelli che dovremmo dare dei messaggi, trasferire dei messaggi e degli esempi, perché noi crediamo che sono degli alberi che devono crescere sani e civili. Oltre a questo, poi in seguito faremo anche una campagna di sensibilizzazione su quanto riguarda l'obbligo dei microchip, che vogliamo far capire a tutti che è gratuito, perché lo fa l'ASL gratuitamente, e per quanto riguarda anche un'ordinanza che questo comune ha fatto per quanto riguarda la deiezione degli animali. Quindi tutto questo a tutela anche di decoro della città. Io voglio davvero concludere dicendo che voglio fare appello a tutti i cittadini, perché io penso che senza il contributo dei cittadini nessuna amministrazione può raggiungere l'obiettivo di un paese pulito, decoroso e rispettevole. Sì, una giornata importante per la città di Eboli, per un percorso e una campagna di sensibilizzazione che abbiamo avviato grazie al capogruppo Giuseppe Piegali, grazie all'assessore Emilio Masala, dirigente Cosimo Pulito, ma anche in modo particolare grazie alle associazioni di volontariato, alla Lega Nazionale del Cane, alla DPA, all'ENPA, con le guardie zoofile, alle guardie ambientali, una rete significativa che ha come obiettivo quello di fare da prevenzione nelle scuole, perché partirà una campagna di sensibilizzazione appunto nelle scuole, seguirà una campagna sulla microcippatura, dove voglio ricordare qui, grazie alla collaborazione con l'ASL, da lunedì al giovedì la si può fare gratuitamente ed è obbligatoria, e una campagna di controllo sulle deiezioni canine, che sono poi il frutto anche di un'ordinanza da me emessa proprio l'altro ieri, ancora più restrittiva, affinché davvero mi auguro che il senso civico lo sentano davvero coloro che amano gli animali, perché chi ama un animale dovrebbe avere maggiore senso civico rispetto agli altri, ma cosa che invece non sempre accade, perché siamo ormai circondati da deiezioni canini in tutta la città di Eboli. Mi auguro che questa cosa possa servire a dare una svolta anche alla sanificazione, oltre alla sensibilità dei nostri cittadini.